a tutti, come state? Spero stiate bene. Oggi sono qui a registrare questo video cantando tutto il tempo. No, non è vero. Ciao a tutti, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Scusate l'assenza, ma ho avuto un sacco di cose da fare e non sono stata a casa un secondo. E quando ero a casa dovevo fare le cose da casa. Cioè di casa, da casa, avete capito? Casa! Woo! Sono qui oggi perché mi sono arrivati un sacco di pacchi in questi giorni con tantissime novità e volevo farvele vedere, provarle, swatcharle insieme a voi. Ieri sono stata tra l'altro all'evento di Naoyo Oleari e raga, ho fatto il mio primo rossetto. Cioè ho fatto il mio rossetto, tant'è che porta il mio nome, porta gli ingredienti che ho deciso, ho scelto io, e la colorazione che ho scelto di fare io. Infatti parto subito col farvi vedere lo spacchettamento di questo bellissimo pacco di Naoyo Oleari, perché se non lo sapevate Naoyo Oleari adesso è anche beauty. All'interno troviamo una pochette che io utilizzerò per qualche evento perché è qualcosa di spettacolare, con la scritta dentro appunto Naoyo Oleari, e poi al suo interno tre prodotti. A parte il packaging esterno, mi piace un sacco, è molto molto sfizioso. Qua abbiamo il Flower Glow Face and Body Oil, infatti io questo già ce l'ho e uno lo tengo da parte, chissà magari per qualche giveaway nascosto. È un olio corpo e viso, come vedete ha dentro tutti questi fiori secchi con queste pagliuzzette dorate. È una cosa bellissima questo olio, mi piace davvero tanto tanto tanto. Infatti io già ho apprezzato il Dewy Mix di Mulac, sto adorando questa formula di olio secco per il viso. Poi mi hanno dato questo che è il Lovely Cheek Blush. Allora questo qua dovrebbe essere un blush, io ho già la terra, mi piace molto, l'ho usata anche oggi la terra, non ho messo neanche il blush, è solo terra di Naoyo Oleari. E al suo interno c'è questo colore qua che si chiama Pesca Dorato 01, più o meno il colore che utilizzo da quando ho questo colore di capelli e mi piace parecchio. Poi ogni specchietto, ogni cosa c'è scritto tipo face, sulle labbra lips, sulla luna al moon. Prima di farvi vedere il mio rossetto, qua mi hanno regalato anche il mascara e wow, che figo, non l'avevo ancora visto. Che bello, è tipo rose gold, tutto cromato, e il tappo, sul tappo ci sono tutte le apine, non so se riuscite a visualizzarle. Oh wow, mi piace questo scovolino. A me piacciono molto di più gli scovolini così che quelli in gomma. Ho un po' di rigetto per gli scovolini in gomma, anche se li utilizzo, perché non disdegno nulla. Però preferisco un sacco, cioè mi fanno le ciglia più belle quelli così, no? Quelli classici. Come ultima cosa, oltre al bellissimo attestato che è storto, ci hanno rilasciato per aver creato il nostro lipstick, la scheda prodotto, quindi gli ingredienti che ho utilizzato. Ho messo gli attivi con mix di vitamine ed estratto di portulaca, e dovrebbe essere appunto un estratto che rimpolpa le labbra nel tempo e toglie le rughette d'espressione delle labbra. Più si usa il prodotto più rimpolpa nel tempo, non è un effetto immediato plumping. E poi un mix di vitamine, e come profumo ho scelto caramello salato perché è totalmente gloria, quindi carinissimo. Io la terrò questa qua, ci metterò dentro un sacco di altre cavolatine. E questo è il rossetto, il pack è identico ai loro rossetti, però la particolarità è che qua c'è scritto gloria, come potete leggere qua c'è scritto gloria, quindi è il mio rossetto. All'interno c'è scritto lips e poi qua troviamo il rossetto vero e proprio, e questo è il colore, è un marrone bellissimo. Adesso lo proviamo per la prima volta insieme perché io l'ho solo swatchato sulla mano. Vabbè, ve lo faccio vedere anche qua com'è. È proprio un marrone anni 90. Ho voluto fare questo marrone con un po' di senape per poter ricordare i mitici anni 90. È super burroso, idratante. Più lo stendi, ovviamente, più si stratifica. E fare un colore di questo tipo con questa texture è un po' un azzardo, perché ovviamente appena va via si vede subito cioè viene via macchie. Raga, il colore mi piace un sacco, è mio, cioè questo è il mio colore, l'ho fatto io e sono troppo troppo contenta. La cosa, tra l'altro, la chiusura, cioè ne vogliamo parlare, sono molto contenta perché non so, per la prima volta ho un colore. Cioè, cercavo questo, io cerco questo marrone anche come un rossetto opaco, però tendono sempre un po' al viola, non ci sono mai quelli marroni proprio color cioccolato fondente. Ed è uno dei miei colori preferiti per le labbra perché trovo mi stia bene, non lo so, a me piace un sacco il mio viso con questo tipo di colore, fatemelo sapere se a voi piace. E mi spiace di una cosa, ossia che non potete acquistarlo perché è fatto da me al momento e non ci sono colorazioni di questo tipo, però è un attimo, fare un colore del genere non è impossibile. Mi sono arrivati dei prodotti di Clio e i prodotti in questione sono i suoi rossetti liquidi. Infatti questi qua dovrebbero essere le nuove tonalità, se non erro. Abbiamo la Mama Not,
che è questo fucsia rosso molto molto opaco, molto spento, un po' desaturato, non è un fucsia tanto forte. Poi abbiamo questo che è Mauve on Me ed è bellissimo, l'ho utilizzato tutto l'evento ieri e l'ho testato per la prima volta. Raga, io ci ho mangiato, ci ho parlato, ci ho bevuto, è durato tutto il santo giorno fino a sera, anche quando mi sono struccata mi ha lasciato le labbra bellissime. Mi piace tantissimo la formulazione dei rossetti liquidi che hanno studiato. Vedo l'ora di provare gli altri colori, per adesso appunto ho provato solo Mauve on Me. Poi quest'altro si chiama Deep Orchid, è un po' più fucsia scuro con una punta di viola. E quest'ultimo invece è sempre color carne, però più rosato rispetto a questo. Si chiama MLBB. Io ho notato una cosa, a parte la forma a proiettile con questo tappo rose gold e tutto il resto trasparente, la punta simula il rossetto. Cioè, non so se notate che sembra un rossetto, magari con questo qua un po' più scuro riuscite a notarlo meglio. Tante ragazze mi hanno detto, no Gloria, vabbè, non l'avevo mai notato, quindi il rossetto liquido è molto molto liquido, ma allo stesso tempo scrivente, cioè è iperpigmentato, non è uno di quei rossetti liquidi che quando lo stendete dovete stratificarlo più volte per ottenere un risultato omogeneo già dalla prima passata. 3 secondi ed è già quasi asciutto. Non secca tanto le labbra, ho notato che è molto elastico come prodotto, si adegua molto molto bene alle espressioni facciali, non si crepa, non secca le labbra, io ho le labbra molto molto secche oltre alla pelle. Io ho provato appunto un colore che è molto simile al colore delle mie labbra, quindi forse se è andato un po' via non l'ho notato così tanto come un colore del genere che è un po' più scuro, quindi vi saprò dire anche con gli altri colori. Spero arrivino dei colori un po' più strong, un po' più scuri, meno portabili anche per chi adora mettersi questo tipo di colori, perché veramente Questa formulazione è davvero tanto tanto bella e merita un sacco. Volevo provare con voi anche altri prodotti. Questi qua sono i Lip Luminizer iridescenti di Fenty Beauty. Questa qua è la collezione Summer Nights e ce ne sono 3 di queste 3 tonalità, mentre questa è la Summer Days e ci sono queste altre 3 tonalità. Poi abbiamo 2 di questi Island Bling, sono 2 in 1 Liquid Eye Shimmer, quindi sono proprio per gli occhi liquidi che poi si vanno ad asciugare, sono super brillanti, di 2 tonalità, li vediamo dopo. E poi abbiamo questi 3, mi pare che siano dei prodotti che possono essere usati come labbra, occhi e viso, se non ho capito male. E sono appunto i Kilowatt Foil, sono proprio dei foil pressati. Beh, diciamo che come illuminanti non li metterei mai, perché guardate i colori, già dalla scatola sono un po' troppo. Perché mettono questi nomi? L'ansia. Allora, il pack è sempre lo stesso, simile a quello dell'illuminante. Questo qua è quello che andremo a swatchare e a provare, che secondo me è bellissimo. E ve lo swatch qui. Vira un po' più sul lavanda blu ed è un po' a macchie, non scrive tantissimo. A differenza di quell'altro più chiaro, è più trasparente come potete vedere, però ci sta, perché alla fine se vanno utilizzati anche come illuminanti, se sono troppo scriventi macchierebbero la guancia, per dire. Poi abbiamo quest'altro che è Sandcastle e Mint Mojito, un verde e un marrone. Questo già mi piace di più, più portabile. Questa tonalità fredda, super scrivente, le parti, cioè quelli chiari scrivono un sacco, e immagino, spero anche questo. Ah sì, anche questo scrive un sacco, mi piace tantissimo, veramente molto molto bello. Questo come punto luce anche al centro dell'occhio merita tantissimo, e questo come illuminante lo utilizzerei, devo essere sincera, anzi lo proviamo subito. Ok, mi sta per diventare la faccia azzurra. Oh, oh mio Dio. Oh mio Dio, raga. Siete pronti? Oh! Oh mio Dio, quanto scrive! No, vabbè. È qualcosa di power. Sembra un alieno. Sembro un alieno. Bellissimo questo. Ovviamente poi andrà sfumato tutto quello che volete. Cioè, non ci uscirei mai così, è troppo. Ecco, forse così sì. Lo sfumerei parecchio. Non te lo boccio. Cioè, ma... wow! Poi abbiamo l'ultimo. Questo qua invece è Mimosa Sunrise e Sangria Sunset. Ecco, io questi ce li vedo come ombretti. Colori magnifici, bellissimi. E su di me, secondo me, stanno parecchio bene col colore di capelli che ho. Ma sugli occhi, no. Come illuminante, no, raga. Come illuminante, no. Ovviamente, questo secondo me è dedicato a chi ha il colorito molto più scuro del mio. Perché su di me si vedono proprio i colori, come mettere tela bianca e come fare un fondo bianco con la Jamboy Pencil e metterci su il colore. No, questi su di me si vedono parecchio. Quindi li utilizzerei molto di più come ombretti. Però su pelle scura devono essere fantastici. Anzi, poi mi vado a sbirciare dei video se qualcuno ha fatto qualche swatch per vedere come sono su pelle scura, sono proprio curiosa. Poi abbiamo, non ve li ho swatchati, Gloria, è poco iridescente, c'è tipo un ocra perlato ma poco,
mentre il fucsia è più iridescente. Sì, molto molto belli, come ombretti secondo me meritano, anche se la scrivenza mi lascia un po' a desiderare, perché non sono molto scriventi come ombretti, ho paura che dovrei starci dietro tanto a picchiettarli. Proviamo gli Island Bling, questo qua nella tonalità Mamacita e Timichini. Oh, ciao, che bello! È bellissimo e spero che sulle palpebre rimanga così e non faccia effetto crepa. Ecco, già inizia. La pelle tirata è una cosa e la pelle della palpebra è un'altra. Come punto luce non è per niente male, all'angolo interno dell'occhio secondo me ci sta. Va fatta asciugare tanto secondo me. La parte invece più scura credo sia da utilizzare anche questo come base e poi sopra l'altro. Oh, l'altra mi sarà da Dio, ciaone. Questa invece si chiama Rainbow e Summer Fling. Sì, beh, dai, ci sta. Pensavo non coprisse, avevo pigiato male. No, ci sta. Bello. Bisogna sempre vedere sull'occhio come si comporta, sulla piega, sulla nostra piega dell'occhio. E poi questa parte invece, oh mio Dio, c'ha tipo i glitter grossissimi. Questa invece è tipo gialla, iridescente. Ha sempre le perle grosse come questa qua applicata prima. Però, essendo meno coprente, si vedono di più le pagliuzze, direi. Di no, no, mi piace di più questo. Questo vince. Partiamo invece da Summer Nights. Questo qua si chiama Snake Skin e sta molto bene con la mia maglietta, come sono vestita oggi. Proviamolo sopra, anche se non c'entra niente. Oh, non è male anche col fucsia, diventa tipo violaceo. Ehi, è molto trasparentato. Allora, sconsiglierei l'applicazione sopra un altro rossetto liquido, perché lo va a sciogliere e si mischia troppo. Ok, inizio a sentire le labbra che bruciano. No, sembro malata. E proviamo quello blu, Mermaid Tights. Wow. E non si vede niente. Colore molto bello, però io vorrei capire questa come ha pensato di utilizzarli d'estate. Sicuramente per un video shooting è molto carino. Li avrei fatti molto più coprenti. Mi piace un sacco che siano belli palpeggianti. Questa si chiama Die Cry, spesa fantastica. Ed ora questo mi piace. Die Cry sembrava carino, secondo me, come punto luce sopra un color carne. Sì. Summer Days, quindi la parte un po' più colorata, più simpatica, più da giorno, più wow, facciamo festa sulla spiaggia. Rihanna ha pensato di fare questi colori super fresh. Si chiama Single perché una volta che te lo metti non cucchi più, cioè ti molla anche il tuo ragazzo che conosci da anni. Ah. Di verde a poco e niente, cioè è più azzurro una volta applicato e lo potete constatare voi stessi, però forse è più carino degli altri, quindi però non cucchi, cioè rimani single davvero con questo colore. Bilingual ed arancio. Boh, questo è carino. Forse sto apprezzando di più Summer Days che Summer Nights. Sì, la collezione Summer Days è decisamente più portabile, stranamente. Ready to mingle, che non ho idea di cosa voglia dire, pronta per cosa. Questa è viola e questo mi piace. Mi piace tantissimo anche come parlo. Questo lip gloss mi piace da pazzi. È proprio bellissimo. Proprio bellissimo. Pop. Ragazzi, questi erano tutti i nuovi arrivi in casa Fair. Spero che questo unboxing con voi vi sia piaciuto e questa swatch prova, insomma, vi sia piaciuto. Fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su. Non ho mai fatto questa serie di video, quindi se vi piacciono aspetterò a utilizzare i prodotti che mi arrivano e li apriamo insieme, li swatchiamo insieme. Fatemelo sapere con un bel mi piace e un commentino qua sotto, come sempre. Che cos'era quella cosa? Io vi ringrazio, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!